rispettando la vostra volontà che mi avete più volte manifestato in privato, o per meglio dire, usando la mail di Creepybooks che trovate qua sotto nelle descrizioni del video, di riscoprire più di un classico, nell'indecisione totale, alla fine dei conti ho deciso perché non portargli il più grande scrittore italiano di tutti i tempi, famoso nel mondo. Di chi sto parlando? Sto parlando di Leonardo Sciascia. E di quale testo sto parlando? Del suo capolavoro assoluto, ovvero sia Todo Modo. Romanzo di cui vi ricordo che esiste anche la trasposizione su pellicola con qualche cambiamento, firmata Elio Petri, uscita 2 anni dopo questo testo. Il film di Elio Petri è uscito nel 1976, il romanzo è uscito nel 1974 e il film vedeva protagonisti tra i vari Mariangela Melato, Marcello Mastroianni, Sua Maestà il più grande attore italiano nel mondo, Jean-Marie Volonté, e un sorprendente Ciccio Ingrassia. Non mettetevi a ridere, Ciccio Ingrassia era un attore coi controcoglioni. Due parole perciò sul capolavoro di Sciascia, che è disponibile per gli Adelphi al costo di 10 euro, l'ho letto perché non vorrei sbagliarmi, disponibile anche in versione ebook. Qualcuno ha definito Todo Modo la più bella fotografia della storia italiana dal dopoguerra a prima di Tangentopoli. In realtà il libro vuole inquadrare quelli che sono i rapporti malsani, cioè la parte più malata, sotterranea e diciamo perversa tra politica e chiesa. Ci troviamo, dicevamo, a pochi anni prima degli anni di piombo, a pochi anni prima del caso Moro, però diciamo che Sciascia aveva ben chiara la situazione, in realtà l'avevamo tutti noi italiani. Protagonista politico del libro è la Democrazia Cristiana, partito oggi scomparso, ma per i più giovani, partito di riferimento della Chiesa Cattolica, cioè tutti i cattolici facevano riferimento a quella che si chiamava acronimo DC. Il libro si può sintetizzare nella frase per eccellenza che fa da cardine a tutta questa storia, ovvero sia Todo Modo para buscar Voluntad Dei, che si traduce in tutti i modi per conquistare la volontà di Dio. Sciascia ci narra una storia nella quale mette in evidenza che tutti i modi, legittimi o illegittimi, sono giustificati se si vuole ricercare la volontà di Dio, fino anche l'omicidio. La trama è semplice, molto semplice. Abbiamo il protagonista, che non ha un nome, viene chiamato il pittore, che sta girovagando per l'Italia. Durante il suo girovagare, cercando un posto dove riposare, si imbatte in quello che è l'hotel Zephyr, che in realtà lui scopre non essere nato come hotel, ma nasce come eremo ed è di proprietà del Vaticano. E viene usato spesso e volentieri come luogo per ritiri ed esercizi spirituali. Arrivato di fronte all'hotel, lui incontra un prete, i due si scambiano qualche battuta e lui chiede, visto che stanno venendo proprio dei personaggi famosi, che poi saranno i politici della Democrazia Cristiana, all'hotel per fare un ritiro spirituale, gli esercizi, se può assistere a questi esercizi. Protagonista della storia sarà il pittore, dicevamo, che in realtà è lo stesso Sciascia, e Don Gaetano, il prelato che gestisce tutta la struttura, gestisce gli esercizi spirituali e, diciamo, funge da immagine che rappresenta la Chiesa e la volontà e la violenza della Chiesa sulla politica, vittima che però vittima non è, perché questa politica sfrutta il potere della Chiesa nei confronti del popolo. È una catena di sfruttamento. Ci sarà un primo omicidio, arriverà la polizia a indagare, si succederanno un'altra serie di omicidi fino al suicidio, omicidio, e non vado oltre, proprio di Don Gaetano, che viene trovato a terra, che si è sparato un colpo in testa, si presuppone, con una pistola in mano. Fatto sta che la polizia arriverà a ipotizzare che tutti gli omicidi siano stati compiuti dalla stessa mano, ovvero proprio quella di Don Gaetano. Punto. Non vi sto facendo spoiler perché non finisce poi così.
perché questo libro è un capolavoro. Qualcuno potrebbe dirmi, però è una storia un po' datata, che se non hai vissuto quel periodo come fa a capirla? No, assolutamente, è vero, oggi i tempi sono completamente cambiati, ma vi garantisco che questo libro, per quanto faccia riferimento a un periodo storico ben specifico del nostro paese, va oltre. Ti riesce a far entrare in quelli che sono i sotterranei della perversione del potere in generale. Oltre a ciò, inutile che ve lo dico, il fattore che rende Sciascia il più grande scrittore italiano di tutti i tempi è la sua prosa. La prosa di Sciascia è perfetta, ma veramente perfetta. Non c'è una frase, una parola fuori posto. Come dico altre volte, non c'è un passaggio che puoi dire però quello magari io l'avrei... No, non c'è un momento di stanca, è dinamico, è elettrico nel raccontare i fatti. È qualcosa di veramente sublime e superiore. Questo è Todo Modo di Sciascia. Vi consiglio vivamente di leggerlo, anche perché costa pochissimo. Ovviamente, proprio perché Sciascia, preferirei la versione cartacea, ma se preferite il book va bene lo stesso. Vi consiglio allo stesso modo di vedere la trasposizione su pellicola di Elio Petri, che cambia in alcune cose, però fondamentalmente mantiene fede alla storia, per quanto sia un po' più estrema, anche in virtù delle immagini e della presenza ovviamente di Gian Maria Volonté e Mastro Ianni su tutti. Vi ricordo sotto il link per Creepy Books, blog e pagina Facebook, tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Sciascia Pontis e noi ci vediamo alla prossima.